Io a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova clip. Come al solito, siamo sempre io e il mio compagno di gita. Demolitore, affrontiamo una nuova missione. Facciamo questa missione che si chiama Cieli Amici, suddivisa in tre punti. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Più vicino è quello a destra, 600 metri. Bello questo elicottero però, eh? Ma è già senza vetro oppure... Eccoci arrivati, scendiamo, magari a una certa distanza, ma non... Che non farti vedere. Trova il pilota. Ecco, qua nel prato aperto. Vai, scendi. Scendi, scendi così. Un po' a destra, un po' a destra. A destra. Ok, scendi, scendi, scendi. Raddrizzati. Raddrizzati. Ok, scendi. A posto. Perfetto. Andiamo subito a vedere dov'è sto pilota. Vediamo se riusciamo a fare una cosa abbastanza silenziosa. Attenzione che sta arrivando un elicottero, dai giù. Ferito, guarda. Mi vedi? Qua davanti. Qua, eccomi. Lì, torna indietro, dove vai? Non mi sembri. Se voi guardate il mio amico demolitore, girati. Sembra praticamente Justin Bieber. complimenti. Ma non è questa la tulip. Niente. No, dobbiamo andare in un'altra nell'altra torre. Qua abbiamo già fatto tutto. Vediamo se c'è qualcosa qua dentro. Se c'è una cassaforte. Qua bunker non ce ne sono, riprendiamo il nostro elicottero. E andiamo nella seconda torre di avvistamento. Se mi ricordo dove abbiamo messo l'elicottero, mi sono già dimenticato. C'è qualcosa qua, Fabio. Ritorna indietro, c'è un bel bunker. Eccomi qua, sto arrivando. Vai. Proibiti, carta da culo. Carta da culo? Sì. Carta da culo, ma non serve la carta. Ma ce n'è lì se ti servono. Munizioni, Ormai che c'è caricatori. cassaforte, munizioni, oramai più di quelle che porto non posso portare. Ah, qua ci sta un premio da ritirare. Aspetta invece un attimo che io, nel mentre che tu stai ritirando, dov'è il premio? Qui, ecco qui, stavo qua. Ah, dove l'ho già ritirato. Mentre che tu fai quello, io mi sblocco un po' di tratti perché devo avere dei tratti da sbloccare
Ecco, infatti ne ho 42, vedi tu. Allora, sfascia carrozze. E questo, quello per contenere borsa munizioni tattica, fucile. Ok. Oh, vedi, vedi? Perfetto, possiamo andare se vuoi. Sì, prendiamo il nostro oppure riprendiamo No, questo. no, il nostro, dov'è il nostro? Ricordate ragazzi, non approfittate del bene di uno, trovare il nostro recupero. Eccolo. Vai, via. Abbiamo attraversato i cavi della corrente come se nulla fosse. Ce ne abbiamo Questo è il rotolo che serve. uno a Ci 1000 metti metri. i guanti a destra, a sinistra, Lui gira. da quello il rotolo che gira. Esatto. Che col potere del collo riesce a girare il rotolo. Invece per i prossimi video, forse già adesso, anzi no, ci conviene nei prossimi video, potremo associare a noi un animale, un orso o il puma o anche il cane. Anzi, penso che Sì, faremo alcuni video assolutamente. con tutti e tre, così vediamo un po' le varie funzioni anche degli animali. Ad esempio il cane scova i nemici, l'orso fa malissimo e il puma è velocissimo. Mangia proprio la pilota donna. Munizioni. Guarda qua che c'è un blocca anche questo di Pepper. Ricordarsi di sbloccare tutte quante le missioni dei diamantini perché si trovano scorte da Prepper. Si trovano lingotti, oro. Quant'altro. Bene, anche questo l'abbiamo fatto. La tipa è stata uccisa, adesso possiamo andare alla terza torre di avvistamento. Qui non ci sta nulla da recuperare. No, no, no. C'è un bel muflone laggiù, un bisonte. Per le pelli, ricordate che se cacciate gli animali servono, potete comprare, cioè potrete venderle e vi frutteranno un sacco di soldi che potrete riutilizzare per comprare munizioni, armi, abbigliamento e quant'altro. Qui c'è un diamantino. Uno se n'è andato.
c'era niente da fare per tracciare l'elicottero nostro. Ok, andiamo a fare. Eccomi, fermo, fermo. Fermo lì, eccolo, vai. Vai. Vola, alzati però. Potete attaccare ai mezzi con il rampino, potete anche arrampicarvi fino ad arrivare sul cielo. Poi ci sono due opzioni, due tratti che si possono sbloccare, che sono quelli del paracadute e della tuta alare. Ricordatevi, man mano che andate avanti nel gioco, acquisterete dei punti che serviranno per sbloccare dei tratti, e i tratti serviranno per far crescere il vostro personaggio e i vostri animali. Sono praticamente delle missioni di stuntman. Ecco, adesso io lo mollo e apro un paracadute. Ricordatevi che dal paracadute potete sparare, dalla tuta alare no. Laggiù c'è un cecchino. Vediamo se riesco a pizzicarlo. Devi localizzare tu l'elicottero, penso. Sì, è appena atterrato lì. Dove? Al laser distributore? Dobbiamo andare laggiù a prenderlo allora. C'era un cecchino. Andiamo alla caccia di Tulip prima che se ne vada. Andare più veloce, ragazzi, potete premere l'opzione fast, che è quella prendendo L1, IR1. Eccolo, l'elicottero.
riportami subito la mia Tulip. Ah, e se vedi qualcosa che non ti piace mentre torni qui, usa le armi di Tulip. Sono delle bellezze e sono più incazzate di un toro in calore. Sicuramente incontreremo qualche simpatico personaggio. Ah, siamo troppo alti. Troppo quando lo stallo. Sì. Una noiosissima passeggiata in elicottero. Finora è andato tutto bene, non abbiamo avuto nessun problema. Sinistra, eccomi. Ok, abbiamo ucciso tutti. Tulip si è comportata benissimo.
Era già perfetto. Perfetto. Pensavo che sarebbero tornati. Parla con Adelaide. Corpo di mille polene. Sei arrivato in tempo per la festa e mi hai pure riportato Tulip, tutta intera. Sono una donna di parola, quindi se ti serve una pilota capace di far saltare via la cappella una talpa da 50 piedi di altezza, conta su di me. Chiamami quando vuoi, ma non intorno al tramonto. A Xander piace fare yoga a quell'ora e a me piace guardare. Non hai vissuto veramente finché non vedi quel culetto nella posizione del cane? Comunque, grazie di nuovo. Ti devo un favore. È sempre un buon giorno per la vendetta. Bene ragazzi, anche questa clip è terminata. Abbiamo fatto la missione Adelaide Cieli Amici. È letteralmente esplosiva. Un'arma e porta sempre con sé quell'elicottero. Ottimo acquisto, vice. Alla prossima missione e andiamo avanti così. Ricordate di iscrivervi al canale, mettete un mi piace e commenti. Io, ciao. Ciao.